Allora, se noi teniamo questo tutto insieme, l'area pubblica, il mercato ortofrutticolo che sta al percorso partecipativo, l'avvio del consolidamento strutturale di Casaccioni, si capisce anche che quella parte che sta fuori Casaccioni, quindi quello che diventerà il giardino di Casaccioni, quello che in alcune, anzi più di una, riunioni sono state fatte qua dentro per andare ad individuare un piccolo orto, magari con un po' di stupore pensare di metterci le galline, perché penso di ricordarmi che anche in questo progetto c'era un pezzo anche di queste cose. Allora, si capisce come quella parte di città continua ad essere una delle parti più vive di Empoli. Allora, anche questa variante che giustamente andiamo a misurare e per la quale giustamente sono stati dati i numeri dell'aumento di attrezzature pubbliche, aumento di parcheggi e soprattutto aumento di verde. Siamo andati quindi ad avere un piede molto leggero rispetto all'utilizzo di quelle due aree di zona B residue, proprio perché la nostra idea è un'idea che parla a un utilizzo, come veniva detto, è quotidiano, un luogo dove ci si può riposare in un giardino, quello ci si può fare una bella passeggiata, andarci in bicicletta. Allora, queste aree le abbiamo individuato come saturazione, essendo pubbliche, credo che abbiano la dignità di stare in questo progetto, proprio perché sono pubbliche, quindi non esiste il rischio che possa partire prima o possa partire troppo tardi. Quelle aree possono essere benissimo a disposizione di una opportunità, se vogliamo chiamarla così, di vendita di diritti edificabili, se riteniamo utile in un periodo di la vendita di diritti edificabili, oppure di lasciarli magari lì a disposizione per qualche progetto che magari nei prossimi anni potremmo fare. E lo dico, guardate, perché penso che le potenzialità umane, ma anche quelle materiali che vivono su quel territorio, possono continuare ad avere questo ruolo strategico. Allora, noi potremmo fare anche un altro ragionamento su quei due pezzi di aree edificabili. Potremmo fare quel ragionamento che spesso sia all'interno della maggioranza che all'interno della giunta periodicamente facciamo. Com'è possibile collegare e risolvere il problema del collegamento tra via Magolo e magari arrivare fino a aiutare l'avvio di una sorta di circonvallazione? Potremmo pensare che forse quelle risorse che si potranno sviluppare attraverso la vendita di quei diritti edificabili possono andare a finanziare in quota parte, ovviamente, perché sappiamo bene che il preventivo che abbiamo fatto fare all'ufficio tecnico è per quel tratto è intorno a 1,5 milioni di euro. Si capisce che forse 1,5 milioni di euro, tanto cara è quella terra per noi perché è localizzata nel luogo dove pensiamo ci possa essere uno sviluppo significativo per la qualità sociale che è sempre avuto quest'area, però ovviamente 1,5 milioni probabilmente, io non mi intendo ovviamente di valori immobiliari, però ecco, potrebbero essere il primo pezzo sul quale si costruisce un pezzo di quella strada. Allora, io la dico per come la si legge noi, nella trasformazione e sull'accelerazione soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo visto di quest'area. Poi, come succede? Come si invita la leva a correre? Tutte le cose che si fa poi ci garberebbe che funzionassero meglio, che fossero di più, che ci fossero più risorse, che ci fossero più opportunità, che ci fosse, che ci fosse, che ci fosse. Io penso che se noi, con la responsabilità che porta soprattutto la parte più attiva di quella comunità, sa voglia di continuare ad avere un progetto per il futuro di quel pezzo di città, penso che in una comunità che si riconosce come quella, appunto la casa del popolo, la chiesa, chi fa attività di volontariato, chi lavora con le famiglie in difficoltà e che stanno nelle nostre case popolari,
credo che forse un respiro di futuro lo si possa continuare a dare. E lo dico forse più con un'aspettativa più ideale che materiale, perché si sa bene in questo periodo il materiale va cercato bene, però se non sono lì le risorse di rimboccarsi le maniche, di rifare tutti insieme e magari di ripartire anche da un progetto partecipativo non solo sul mercato ortofrutticolo, ma anche mettendo i cittadini invece a seguire dentro il mercato ortofrutticolo magari nel vialetto o in un prato lì d'intorno. Penso che forse si possa continuare ad arricchire l'idea di quel pezzo di città e nello stesso tempo provare a vedere come le risorse possono prendere forma negli anni successivi. Però non si sa bene che quando le opere sono economicamente impegnative difficilmente le si possono finanziare in un anno solo. Io penso che questo possa essere una buona occasione per Empoli e per Avane soprattutto, e penso anche che sia una buona occasione perché la volontà di mettersi a disposizione per quel pezzo di città, soprattutto per chi ci risiede da tanto e soprattutto per chi ci investe non solo le proprie energie ma anche le proprie aspettative di sviluppo sociale, credo che sia una grande opportunità. E allora insomma ecco, questa variante ha quelle ottime caratteristiche tecniche che l'architetto ci diceva e anche io credo tutte quelle aspettative etiche e morali che ognuno di noi si sente dentro. Domande? Sulle? Come te lo dentro? Dovrei dire qualcosa su cosa? Prego, Fioretta. Volevo domandare dov'è che viene sulla destinazione direzionale. Destinazione direzionale di che cosa? E attrezzature e servizi, 1400 metri, si intende coperti, scoperti, fa parte dei giardini, com'è questa 1400 metri di attrezzature e servizi? Bene. E la direzione di che? Bene, Gaccione? Chiedo scusa, forse sono entrato, il sindaco stava già parlando, infatti se ero diventato prima che questo è il sindaco, se per cortesia mi traduceva in politiche se quello che in maniera egregia aveva illustrato l'architetto Bonatti, cioè a dire, e mi riferisco a una cosa specifica, in maniera interessante lui si parla di edilizia residenziale e sociale. D'altra parte però da un'altra parte si menziona, se non ho letto male, anche edilizia privata. Quindi la domanda è questa, ma sui terreni proprietà comunali è prevista anche edilizia privata, e perché se questo lo fosse, o si pensa tutta edilizia residenziale sociale con i tempi e con i modi ci permettano le finanze, le disponibilità dell'amministrazione, magari i progetti regionali, dell'ONU, perché dello Stato, finché c'è questo governo non c'è da prevederne. Insomma, ecco, la domanda era questa. Grazie. Un altro? Poi devo fare risposte e poi diamo brevemente la parola all'assessore Balducci che voleva integrare sulla situazione del mercato. Prego, chi risponde? Sì. Sì, chiaramente non avevo più acquisito una ragione, ho detto per l'assessore, allora inizi lei. No, mi sembrava il momento adatto, visto che poi si parla di una variante che riguarda insomma tutta un'area, anche aggiornare insomma il Consiglio Comunale sul percorso partecipato che proprio sul mercato fruttivolo si sta portando avanti. Veramente 2 minuti per dire che le idee che erano fuori
fuori da quel percorso il 15 di luglio a cui appunto hanno partecipato quasi 140 ragazzi, verranno poi trasformati chiaramente con un percorso un po' più, con un gruppo un po' più ristretto, in un progetto appunto di massima, però quelle idee verranno appunto tradotte in spazi